Tra poco presenteremo il programma di mandato, ma in questi 100 giorni abbiamo lavorato sodo. State presentate oggi 30 iniziative che abbiamo già realizzato, da grandi decisioni come il passante di nuova generazione, che è un investimento da 2 miliardi per riqualificare una parte importante della città, gli interventi delle piazze pedonali di fronte alle scuole, gli investimenti sulla casa. Stiamo in questo momento mettendo in campo oltre 120 milioni di euro sulla casa per dare una risposta alle persone che sono in difficoltà. Sulla sanità, sia le campagne per la vaccinazione dei più piccoli, ma anche i piani per portare i servizi per la salute dei cittadini nei quartieri. 30 iniziative già realizzate per un'aggiunta che ha voluto subito lavorare per non lasciare dietro nessuno. Quindi una Bologna solidale che vuole essere grande senza lasciare dietro nessuno.